Quando ero ragazzo abitavo, come la maggior parte degli italiani, in un condominio. Il palazzo aveva 6 piani e il nostro appartamento era al 4. Un piano sotto di noi abitava un altro Mario che era mio amico. Mario ed io giocavamo insieme quasi tutti i pomeriggi. A quei tempi non c'erano tanti schermi luminosi a cattivare la nostra attenzione e dovevamo regolarmente trovare nuovi modi per passare il tempo. Purtroppo, come avviene di solito quando metti insieme due ragazzini piuttosto intraprendenti, a volte i nostri giochi ci portavano a rompere qualcosa. E siccome la mia casa era più grande di quella dell'altro Mario, solitamente ci trovavamo a casa mia e quello che rompevamo era roba che apparteneva a mio padre. Oh. Generalmente mia madre riusciva a nascondere i miei misfatti prima che mio padre se ne accorgesse. Ma un giorno mio padre tornò a casa inaspettatamente e vide cosa avevamo fatto alla sua poltroncina in pelle rossa che teneva vicino al tavolino del telefono nel corridoio. I tagli che Mario ed io avevamo meticolosamente zigzagato con una delle sue lamette da barba sullo schienale, pur essendo esteticamente accattivanti, lo resero a dir poco imbestialito. Mi direte, ma cosa c'entra questa storia con la grazia? C'entra. Perché dopo che mio padre tirò un paio di urlacci a tutti e due i malfattori, uno dei due Mario, il mio amico, venne fatto uscire da casa e dovette tornare alla sua abitazione. Mentre quell'altro Mario, io, rimase a casa sua. Anche se con il sederino dolorante è confinato nella sua camera in castigo. Ci sono solo due indirizzi. L'amico viene mandato a casa sua, ma il figlio resta a casa del padre. Ugualmente esistono solo due ubicazioni per l'uomo: Cristo e Adamo. In Cristo vivono tutti i figli di Dio, in Adamo tutti gli altri. In Cristo è la dimora spirituale di tutti coloro che hanno accettato l'offerta di adozione del Padre. In Adamo è quella di coloro che invece l'hanno rifiutata. Romani 8 dall'1 al 3. Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, in quanto non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Perché? Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. In Cristo è lo Spirito, e in Adamo è la carne. La vita è nello Spirito, e la morte è nella carne. Romani 3, dal 21 al 24, dice: il Signore ci ha mostrato una via diversa per raggiungere il cielo, non quella di essere, in virgolette, abbastanza buoni o di ubbidire alle sue leggi più che possiamo, ma una via nuova di cui hanno parlato i profeti dell'Antico Testamento. Oggi Dio dichiara che ci accetterà,
ci trasformerà e ci porterà in cielo, se abbiamo fede che Gesù Cristo ci purifichi dai nostri peccati. Tutti, senza distinzione, sono dei peccatori senza la gloria di Dio, ma possono essere resi giusti gratuitamente per dono di Dio, mediante la redenzione che troviamo solo in Cristo Gesù. Ok. Quanti indirizzi? Solo due indirizzi. In Gesù Cristo o nel peccato? L'Apostolo Paolo riconferma questo concetto nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, e dal versetto 20 al 22. Il fatto è che Cristo è davvero risuscitato dai morti ed è diventato la primizia di tutti quelli che un giorno risusciteranno. La morte è venuta nel mondo per mezzo di un uomo, chi, fra parentesi, Adamo, e per mezzo di un altro uomo, fra parentesi, Cristo, per mezzo di quell'uomo è che ora c'è la resurrezione dei morti. Come tutti gli uomini muoiono perché discendono da Adamo, così tutti quelli che appartengono a Cristo saranno resuscitati e vivificati. Dove abiti, amico mio? Perché in Adamo tutti muoiono. Vedi, non è questione di comportamento. Vi ricordate la poltroncina di pelle rossa? Eravamo tutti e due colpevoli e colti sul fatto. Ciò nonostante, io restai a casa del padre, ma il mio amico se ne dovette andare. Se sei in Cristo, puoi contarci. Dio Padre ti può disciplinare e ti disciplina, talvolta, come dice Ebrei 12:8, personalmente, o altre volte, come Paolo afferma in Romani 6:23, lasciando che sia la vita stessa a farti pagare le conseguenze del tuo peccato. Ma se sei in Cristo, stammi a sentire, se sei in Cristo sei e in Cristo rimani. Ripeto, non è il tuo comportamento buono o cattivo che ha importanza, no. Solo il tuo indirizzo. Dove abiti? In Adamo o in Cristo? In Adamo muori, in Cristo vivi. Semplice. Lasciatemi fare una dichiarazione importante. Il giudizio non fa differenza tra persona e persona, buoni e cattivi, giusti e ingiusti, meritevoli o no. Il giudizio fa solo differenza tra luogo e luogo, ubicazione e ubicazione. Lasciatemi spiegare. Quando il diluvio universale ha colpito la terra, piove da tutte le parti, anche sull'arca di Noè. Ma lui e la sua famiglia si salvarono perché erano nel posto giusto. Ubicazione. Quando il faraone fece uccidere tutti i bimbi maschi degli ebrei, se ne salvò uno solo, Mosè. Perché? Perché sua madre lo aveva nascosto in un canestro che poi aveva messo nel canneto sul Nilo. Ubicazione. Quando l'angelo della morte visitò tutto l'Egitto per colpire i primogeniti, buoni e cattivi, l'unico modo in cui gli ebrei si salvarono fu quello di nascondersi dietro il sangue dell'agnello dipinto sulle loro porte. Ubicazione. Tra parentesi, quando nel libro dell'Esodo al capitolo 12, versetto 38, la Bibbia descrive la fuga di Israele dall'Egitto, dice che erano 600.000 uomini a piedi, a parte donne, vecchi e bambini,
con una folla di gente di ogni specie. L'espressione nell'ebraico originale per folla di ogni specie è molto forte. Ereb Rab, che vuol dire un mucchio di ibridi, di incroci, letteralmente vuol dire di bastardi. Una descrizione forte che descrive meravigliosamente tutti quelli che, pur non essendo ebrei, si erano nascosti dietro il sangue sulla porta di casa di un ebreo e avevano usufruito del passerò oltre di Dio promesso a Israele. Questa folla di gente di ogni specie siamo noi, i gentili, che usufruiamo del sangue dell'agnello sulla porta d'entrata del nostro cuore. Ubicazione. Ma andiamo avanti. Quando le mura di Gerico vennero distrutte dal grido di Israele, l'unica casa che rimase in piedi fu quella di una prostituta di nome Rahab, la quale aveva appeso un filo rosso, fra parentesi, ombra del sangue di Cristo, alla sua finestra. Ubicazione. Non comportamento, ubicazione. Decine e decine di altri esempi che non abbiamo tempo per considerare. Il giudizio non colpisce l'intenzione, no, colpisce l'ubicazione. Se abiti a casa di Adamo, sarai giudicato. Se abiti a casa di Cristo, no, in quanto il tuo peccato è già stato giudicato in Cristo. Punto. E basta. Per chiudere, Gesù stesso dice in Giovanni 15, 4 e 5, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. 1 Giovanni 2,28, l'Apostolo dice, ed ora, figli miei, dimorate in lui, così quando verrà sarete certi che tutto andrà bene e non dovrete nascondervi per la vergogna di non essere stati trovati in casa con lui. Giovanni 14, 23, Gesù gli rispose, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà e noi verremo da lui e dimoreremo con lui. Amico mio, ciò che conta è solo una cosa. A casa di chi abiti? Ubicazione, amico mio. Se non abiti in Cristo, cambia indirizzo. Semplicemente grazia.